Siamo a Rocca d'Aspide ed è veramente una grandissima emozione ospitare nella nostra trasmissione Filomena Lamberti. Lei è un esempio per tantissime donne che vivono in situazioni di fragilità. La sua storia è nota e lasciamo un messaggio a tutte le donne che si trovano a vivere una situazione di sopraffazione come lei ha vissuto per tanti anni. La prima cosa che mi viene da dire è sempre trovare il coraggio di denunciare. È che la donna vittima di violenza deve capire che dalla violenza se ne può uscire anche in malo modo. Io non lo auguro come me ne sono uscita io, però riacquistare la libertà e la dipendenza, la femminilità è un grande dono. E questo nessuno si deve permettere di soffocare, diciamo, tutte queste, la libertà, di soffocare la femminilità di una donna, perché parliamoci chiaro, quando se la donna, quando sta accanto a un uomo, quando la donna finisce quel sentimento, però in questo caso è sempre l'uomo che si deve chiedere perché è finito questo sentimento. Le prime domande se le deve porre proprio lui, perché noi donne lo sappiamo, difficilmente lasciamo quando siamo innamorati del nostro uomo, ed è questo l'errore più grande, perché noi speriamo sempre in un cambiamento, ma purtroppo la lotta è persa, la battaglia è persa in partenza, perché l'uomo non cambia mai, anzi poi si arriva al punto che tu non sei più capace di poter chiedere aiuto, che si vengono a creare tante di quelle circostanze che non hai nessuno a cui rivolgerti. Poi ci sono tanti centri antiviolenza dove una donna si può rivolgere. E infatti Filomena, lei è riuscita ad uscire da una situazione di grandissima sopraffazione che l'arrivava proprio dal suo ex marito, padre dei suoi figli, che poi l'ha aggredita. Come può fare una donna che si trova in questa situazione a trovare il coraggio di denunciare? Basta pensare che se innanzitutto non si deve vergognare, perché guarda, il problema più grande sussiste proprio nelle piccole comunità dove regna molto la vergogna, ma non perché noi stiamo al sud, perché io questa realtà l'ho riscontrata anche al nord, perché come sai io giro l'Italia ormai dal nord al sud, e la stessa cosa capita anche al nord. Quando si è nelle piccole comunità è molto difficile che la donna abbia il coraggio di denunciare, perché ha vergogna. Ma questo non deve esistere, perché se solo pensa alla donna che denunciando riacquista i propri diritti, la sua libertà, io credo che di fronte a queste cose non solo debba venire il coraggio, ma debba venire a mancare la vergogna, che oggi non è vergognoso separarsi.
Filomena, lei porta la sua testimonianza ovunque e in questo è instancabile. Adesso tra le mani stringe il suo libro intitolato proprio Un'altra vita. Lei più volte ha detto: io prima non ero felice, adesso posso dire che sono quantomeno serena. È un messaggio importantissimo, ribadiamolo per i nostri telespettatori. Certo, non per questo il mio libro si intitola Un'altra vita, sì, perché io oggi vivo mentre per più di 30 anni ho sopravvissuto, e allora io oggi mi godo la mia nuova vita, ed è quello che voglio trasmettere alle donne, che poi si affronta un'altra vita, anche perché senza ombra di dubbio, con molte difficoltà, però che man mano vengono a scemare queste difficoltà, perché tu ti godi quella respiri quell'aria che ti veniva soffocata, che tu non potevi respirare. Io devo molto anche alle amiche di Spazio Donna, infatti il libro è un libro corale dove c'è la mia testimonianza di amiche che mi hanno conosciuto prima, di amiche che mi hanno conosciute dopo. Non per questo io purtroppo dico sempre la mia disgrazia è stata quella di non essere a conoscenza di Spazio Donna, pur vivendo a Salerno, appunto perché io non facevo vita di società. La mia vita era casa, famiglia e lavoro, stop. Non uscivo mai da sola, nulla potevo fare da sola. E allora io, quando poi ne sono venuta a conoscenza, appunto ho chiamato un anno dopo l'accaduto, e la mia volontà è stata proprio quella di voler testimoniare, perché ci sono molte donne che si rivolgono a noi, ma molte di loro, una volta risolto il problema, si vogliono portare dietro, si vogliono buttare dietro alle spalle la loro storia. E invece io credo che più siamo e più voce diamo alle altre donne, più coraggio credo di dare alle altre donne. Sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti. Sindaco, si parla di valorizzazione delle aree interne questa sera ad Aquara. Giungano è già una meta turistica importante, tanto state facendo, lo abbiamo visto anche nei mesi estivi, ma quali sono le prospettive per il nuovo anno per far crescere ulteriormente il territorio? Ha detto bene, e ringrazio l'amministrazione di Aquara per avermi invitato qui stasera a questo convegno che vede coinvolte istituzioni con l'università. Ringrazio il sindaco Antonio Marino per questa meravigliosa iniziativa che ha coinvolto tutti i comuni del Valle di Diano, del Cilento e di tutta la parte del Cilento e gli Alburni. È importante creare queste condizioni per portare quello spirito di sviluppo sui nostri territori, che oggi soffrono tantissimo, soprattutto lo spopolamento per le aree più interne, e creare iniziative, creare i giovani, avvicinarli a restare, creare quelle condizioni di vita che possano restare nei nostri territori e non allontanarsi, creando quello spopolamento che poi vede, perché i piccoli paesi sono la tradizione, la cultura della nostra piccola Italia, quindi bisogna mantenere e coltivare queste iniziative. Anche Maurizio Caronna, sindaco di Felitto, presente all'incontro con il rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, che si terrà tra pochissimo ad Aquara. Sindaco, di che cosa parlerà questa sera? Beh, io penso che questo è un territorio che ha grande vocazione accademica, nel senso che dalle nostre aree partono tantissimi giovani che hanno competenze elevatissime in termini universitari, poi tornano al nostro territorio con questo bagaglio che in qualche modo arricchisce il nostro territorio e loro stessi. A volte questa offerta di competenze non trova riscontro in termini di domanda nel nostro territorio medesimo, e quindi una riflessione, quella di stasera, può essere effettivamente conciliare meglio quella che l'offerta formativa rispetto alle esigenze di questo territorio in termini di turismo, in termini di agricoltura, artigianato e di accoglienza verso un mondo esterno che ha bisogno di queste aree interne che hanno un grosso volontà di ricevere e di accogliere turisti.
Sindaco, e quando si parla di Felitto lei è in prima linea perché il suo è un comune che nel turismo crede molto. Sì, ha investito ormai da qualche decennio, devo dire negli ultimi anni abbiamo accelerato tantissimo una serie di iniziative che in qualche modo stanno dando risonanza più che oltre che regionale al nostro paese, ed è un turismo di tipo gastronomico che ben si concilia con quella che è una vocazione ambientale e naturalistica che è quella principale del nostro paese. Il fusillo, i prodotti a chilometro zero, i prodotti bio, la farina, l'olio, davvero stanno diventando per il nostro paese un momento di grande vocazione. E tanti giovani cominciano a crederci e cominciano a produrre, e quindi davvero possiamo inventarci un'iniziativa importante, perché no, l'università, il mondo accademico, il mondo scientifico può darci una mano per rendere sì che questi prodotti raggiungano sempre più termini di qualità davvero elevati. Sindaco di Corleto Monforte, Antonio Sicilia, ai nostri microfoni si parla di valorizzazione delle aree interne questa sera ad Acquara. Lei rappresenta appunto Corleto, che cosa deve fare un'amministrazione per valorizzare il proprio territorio? Che cosa deve fare? Questa è una domanda effettivamente particolarmente impegnativa. Credo che innanzitutto bisogna dedicare il proprio tempo pienamente all'attività amministrativa, perché tanto c'è da fare per amministrare anche le piccole realtà, soprattutto i territori dell'entroterra che vivono le loro difficoltà dovute all'isolamento, allo spopolamento, e quindi credo che soprattutto per poter dare impulso e cercare di dare fiducia alle realtà interne, quindi alle nostre popolazioni, bisogna agire su due fronti: uno sulla viabilità, che è necessaria ed è urgente, e l'altra sulla questione della mobilità, quindi il trasporto pubblico locale, che va rimodulato in modo da consentire e dare un vero servizio ai cittadini. E così può nascere anche una fiducia diversa da parte del cittadino, di chi deve vivere in questi territori, e credo che siano i due punti cardini per cercare di dare effettivamente un'inversione di tendenza alle nostre aree interne. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Oh,
Sono già iniziati gli spettacoli per la manifestazione Hocus Focus e come vedete siamo in piazza Umberto I ad Altavilla Silentina, alle nostre spalle i giocolieri, ma ci sarà tantissimo da vedere questa sera perché seguiranno dei concerti. Ne parliamo con Enrica dell'associazione omonima, una manifestazione che si sta rivelando davvero un successo perché qui c'è tanta gente. Siamo felicissimi, si sta svolgendo la performance di uno dei primi, cioè del primo artista di strada che presterà il proprio servizio all'associazione questa sera. Sta facendo divertire tantissimo i bambini, di questo siamo felicissimi perché il nostro obiettivo è proprio trasmettere il nostro messaggio soprattutto ai più piccoli. Proprio per questo nel primo pomeriggio abbiamo anche creato un laboratorio artistico in cui loro si sono cimentati con la creatività, a seguire appunto lo spettacolo di Lino Street Circus in corso. Successivamente un artista del fuoco metterà in scena uno spettacolo fantastico voluto fortemente dall'associazione in quanto usa il fuoco in maniera originalissima, a seguire due concerti live di Derivati e di Francesco Di Bella. In realtà quello che noi come appartenenti a questa associazione siamo felicissimi è la partecipazione dei bambini, dei giovani e anche dei più grandi. Questo è il messaggio che noi vogliamo mandare attraverso questa manifestazione che è al terzo anno ed è sempre in crescita. Chiara Morrone, vice sindaco di Altavilla Silentina, e la buona riuscita di Hocus Focus è anche merito dell'amministrazione. Sì, salve, buonasera. Direi un'ottima riuscita. In realtà l'impegno principale di questa associazione, composta da tutti i ragazzi altavillesi, anzi la maggior parte dei quali non vive nemmeno più per diciamo motivi lavorativi o di studio ad Altavilla e tornano proprio in occasione di questa festa a supportare quelli che sono i loro amici. L'amministrazione da sempre è stata vicino a questa associazione perché oltre a credere in questi ragazzi e a loro per tutto il lavoro che fanno, crediamo in quello che sono le tradizioni del nostro paese, quindi li abbiamo sempre e da sempre e sempre li supporteremo. Di Albanella, Renato Iosca, è una giornata importante perché possiamo dire che finalmente la tomba della fanciulla offerente è tornata a casa. Torna a casa dopo 87 anni, quando in un lontano martedì del 1932, il 5 aprile, fu scoperta nella nostra contrada qui a San Nicola, nella parte più alta di San Nicola, in una zona cretacea, dove l'acqua impetuosa delle piogge aveva scavato un grosso solco e aveva portato alla luce le lastre sulle quali poi si avventarono gli operai che stavano dissodando il terreno in quel periodo. Fu scavata in alcune zone rovinata, ma poi fortunatamente protetta dall'arrivo dell'architetto Marzullo, che poi la trasferì a Napoli, e a Napoli dal 1932 è stata custodita presso il Museo Nazionale di Napoli. È stato un sogno riportarla qui ad Almanella, che si è inseguito, è stato per numerose generazioni. Finalmente oggi, grazie alla sensibilità del direttore del Museo Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, che ha ben interpretato il nostro sogno, il nostro desiderio, è ritornata ad Albanella. Ecco perché il ritorno della fanciulla offerente, ed è qui oggi per essere esposta al pubblico e soprattutto ai giovani, a cui lancia un grande significato, un grande messaggio. Sindaco, la tomba della fanciulla offerente resterà ad Albanella per un anno, ma c'è la possibilità che rimanga qui per sempre? Allora, c'è il sogno che rimanga qui per sempre, nel nostro antiquarium, rimarrà qui sicuramente fino al 31 maggio, poi speriamo di traslare nel tempo la sua permanenza.
Paolo Giuglierini, direttore del Museo Archeologico di Napoli, e da Napoli è arrivata a casa, possiamo dire, la tomba della fanciulla offerente. C'è stata grandissima disponibilità da parte sua per far sì che questo reperto tornasse ad Albanella. Io credo che la funzione di un museo nazionale sia quella di valorizzare il patrimonio anche attraverso il territorio. E per questo il ritorno dopo 80 anni di questo splendido monumento nel luogo natio non fa che rafforzare anche la conoscenza non solo della identità del paese di Albanella, ma anche, come dire, la conoscenza del Museo di Napoli nel territorio. È solo attraverso queste sinergie che si possono raggiungere i risultati e gli obiettivi primari per un museo, soprattutto la crescita dell'educazione dei giovani e il loro coinvolgimento. E la sua presenza qui ad Albanella rappresenta proprio la vicinanza ai territori. Ne sono fermamente convinto. Nella mia precedente esperienza gestivo un museo di ente locale e quindi per me il rapporto tra Stato, comuni e comunità è il perno fondamentale della crescita culturale. Non si può pensare a istituzioni che rappresentino lo Stato e non dialoghino con i cittadini. Lo Stato è formato da cittadini e noi siamo al loro servizio e quindi sono profondamente onorato oggi di essere al servizio dei cittadini di Albanella. Professore Gaetano Ricco, lei è tra i maggiori studiosi storici del territorio e tanto ha studiato riguardo appunto alla fanciulla offerente. Perché è importante poterla vedere proprio ad Albanella? Allora, io credo che ogni cosa che torni nella propria casa natale sia già una grande cosa, perché la terra che l'accolse finalmente adesso può restituirla alla comunità e quindi offrire la possibilità al popolo di Albanella di poter costruire intorno a questo grande simbolo, un simbolo che affonda le radici nel nostro cuore più antico, quando appunto i greci e i lucani abitavano queste nostre terre, e poter trovare quell'entusiasmo, quella forza per affrontare quelle che sono le sfide che ogni paese, anche se piccolo come Albanella, deve quotidianamente affrontare. Per cui questo ritorno, per di più avvenuto dopo 87 anni, quasi un secolo, ci rende veramente orgogliosi e fa sì che forse una speranza ancora si può coltivare. Professore, oggi ci sono tanti studenti delle scuole del comprensorio di Albanella. Qual è l'importanza storica della fanciulla offerente che questi studenti devono imparare a conoscere e a riconoscere? Ecco, io credo che l'importanza di questa tomba della fanciulla offerente sia proprio questo, che sia il richiamo, l'appello all'identità, all'appartenenza, perché io credo che solo un popolo che veramente si riconosce nella propria identità e nella propria storia può imparare ad amarla e quindi a difenderla. E la nostra terra ha bisogno, diciamo, di persone e soprattutto di giovani, di ragazzi che ora cominciano il loro cammino nella vita, che alimentati dalla grande storia che ha attraversato questo territorio possano, diciamo così, guardare con un po' più di serenità e fiducia al futuro. Rossella Tedesco, addetta stampa del Museo Archeologico di Pestum, presente ad Albanella per l'inaugurazione della mostra della fanciulla offerente. Una presenza importante che indica la vicinanza del Museo Archeologico di Pestum appunto a questo territorio. Sì, salve a tutti, buongiorno. Portiamo i saluti del direttore Zuck Trigel, che non è presente perché è ad una mostra in Cina che si è inaugurata ieri, una mostra itinerante che ha portato 135 reperti da Pestum. Saranno esposti in Cina fino a luglio 2020 in 5 tappe. È per noi oggi una giornata importante, un'iniziativa veramente fondamentale che non fa altro che sancire i rapporti tra Pestum e il territorio. A tale scopo vogliamo ricordare le iniziative che il Parco Archeologico di Pestum ha messo in campo per rafforzare sempre di più la presenza sul territorio. L'abbonamento, il biglietto annuale Pestum Mia, che dà la possibilità ai visitatori di poter visitare un ingresso illimitato per 365 giorni all'anno il parco archeologico soltanto al costo di 13 euro. E le iniziative,
l'apertura stabile tutti i giorni dei depositi del museo, esclusi il lunedì, e le visite al santuario meridionale al chiaro di luna, che stanno avendo un successo strepitoso proprio per la particolarità dell'iniziativa. È possibile fare questo viaggio dall'imbrunire la sera fino alle 19, accompagnati dalla luce di alcune lanterne, a luci spente, perché mentre altrove primeggiano luminarie, fari, luci, a Pestum si spengono le luci per poter ammirare e cogliere al meglio la bellezza dei maestosi templi di Pestum. Fatto pane, ma vi sarete dentro.